ragazzi, è veramente un onore, diciamo. Rullo di tamburi. Vincono il miglior gruppo cosplay Memory of Final Fantasy X. Leon, Massimo, Jennifer, Erika e Gianluca, prego sul palco, ragazzi. Un applauso. E calma, ce la fate? Vada! Però io vedo qualcuno senza cosplay. Dove è andato il cosplay laggiù? Perché manca qualcuno? Abbiamo un Auron in borghese oggi. Allora, ragazzi, raccontateci un po' la vostra iniziativa del cosplay, come è cominciata, come vi siete incontrati e come avete deciso di fare un gruppo. È veramente divertente comunque raccontare questa storia davanti a tutti voi, è un onore, è un piacere. Innanzitutto, qui è cominciato da Auron, da lui, che purtroppo io abbiamo avuto la fortuna di arrivare alle finali del Romix l'anno scorso e sfortunatamente lui non è riuscito a raggiungermi e sono riuscito a dedicargli una scena e ho sempre portato il sogno con me di poter interpretare una scena insieme e soprattutto insieme a lui, insieme a un grandissimo Gianluca, che è stato veramente un random boss bellissimo, spettacolare, è stato yeah buddy. Poi soprattutto la mia Yuna. Però ce ne stanno due degli Yuna, quindi cerchiamo di... Sì, perché poi passano due anni da un Final Fantasy all'altro, perciò Yuna poi cresce, no? Un po'... No, sto scherzando, dai. Ringrazio la Yuna più dolce e adorabile, Final Fantasy X. E niente, ragazzi, è veramente bellissimo. Grazie ancora. Niente. No, comunque sì, Auron in borghese. La parola Yuna Final Fantasy X-2. Voleva... Penso che tutti noi siamo d'accordo sul dedicare questa vittoria a tutti i cosplayer che hanno partecipato e non, grazie. Ho vinto pure io! Ma tu sei un figo! Miglior presentatore. C'è il premio miglior presentatore? Miglior dopo! Miglior coda? Miglior coda del gatto? No, già. Fuori! Claudia, allora io miglior corna! Giusto! Te lo dici tu? Grazie, allora, ragazzi. Allora la premiazione a Marge Simpson. Un altro grande applauso. Ragazzi, siete stati favolosi. La fate anche a me con loro? Dai, su. Io non c'entro il capo. Non fantasy prima? Sì, sì. Basta, una far book, su. Guarda, potete anche rimanere qui sul palco se volete. Sempre le parole al volo, sempre la Tidius. Ovviamente mi sono scordato Benzio e pace all'anima sua. Allora, prima di andare avanti...